Buongiorno a tutti. Ora vi leggo una bellissima metafora intitolata Le trasgressioni del monaco. C'era una volta un monaco riconosciuto e stimato per la sua sapienza e il suo rigore. Era il più colto del suo monastero. Conosceva le sacre scritture e le regole monastiche. Aveva perciò molti allievi che si rivolgevano a lui per apprendere lezioni di dottrina e di vita. A un certo punto, però, questo monaco comincia a trasgredire alcune piccole regole monastiche. Beh, all'inizio solo i superiori se ne accorgono. Alcuni fanno finta di nulla, altri lo rimproverano. Altri lo rimproverano blandamente. Altri lo invitano all'osservanza delle regole della comunità. Il monaco invece sempre più apertamente trasgredisce, sfidando le autorità, le sacre scritture e le regole della sua comunità. Alcuni cominciano anche a diffidare di lui, altri lo rimproverano severamente, altri addirittura mostrano dileggio. E gli allievi lo evitano. Solo un allievo continua a stimarlo, a rivolgergli e a rivolgersi a lui per capire quanto lui non riesce a capire da altri insegnanti. All'interno della sua comunità ci sono delle due regole che nessuno aveva mai infranto: andare a cavallo di sabato e uscire dai confini del paese. Un sabato mattina il monaco prende il cavallo e va verso la piazza del paese. Il giovane allievo lo vede, è sconcertato, però vuole capire cosa stia succedendo nella testa del maestro e con titubante coraggio si avvicina al monaco per chiedergli il motivo della sua trasgressione. Il monaco rallenta l'andatura del cavallo per consentire al giovane di camminare a suo fianco e procede lentamente rispondendo alle domande del giovane. Ogni risposta che il maestro dà fa sorgere nell'allievo altre domande. Tra il maestro e l'allievo si instaura un dialogo fitto fitto, ricco per entrambi. L'allievo è felice, felice di imparare e di capire tante cose che prima gli erano sfuggite e il monaco è felice di avere il giovane allievo che apprende. Dopo tanto galoppare, il monaco ferma il cavallo e chiede al giovane: "Ma come ti senti dopo questo nostro dialogo?" E il giovane risponde: "Molto, molto bene. Maestro, mi sento arricchito dai tanti stimoli che mi hai dato e sento che la mia mente li deve comunque ancora elaborare. E sono così, 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 così pieno di curiosità che vorrei rivolgerti ancora domande. Me lo concedi, maestro, me lo concedi, maestro." Il maestro sorride e gli dice: "Certo che te lo concedo. Vorrei però prima farti notare una cosa. Abbiamo superato il confine della nostra comunità. Entrambi abbiamo trasgredito una regola, con una differenza però. Io l'ho fatto consapevolmente, tu non te ne sei neanche accorto, preso com'eri dalla discussione." E il giovane ora era sorpreso, confuso e non sa cosa pensare. Sta in silenzio un po' e medita sull'opportunità di tornare indietro o di proseguire il dialogo col maestro. Ora però sa una cosa, ora sa di aver trasgredito ed è anche più libero di scegliere come comportarsi. E liberamente l'allievo e consapevolmente decide di proseguire il dialogo col maestro. Questa è una delle tante metafore scritte dalla dottoressa Consuelo Casula, che io porto nel cuore, è stata la mia insegnante e io le sono grata, davvero
grata per questi suoi libri e grata per ciò che mi ha donato. Buona giornata e a tutti quanti.